Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Oggi, aggiornamento settimane del 16/06/2022, ragazzi. Volevo anche aggiungere una piccola cosa. Alcuni youtuber stanno facendo uscire un glitch, ragazzi, per fare RP tramite l'arena. Lasciate perdere quel glitch se siete duplicatori di Easy. Il motivo è semplice, perché se fate gare dell'arena, quindi giocate con quelle attività, vincerete degli sconti e quindi la Easy andrà a valere meno, ragazzi, quindi guadagnerete meno quando andrete a venderle. Partiamo con il vicolo del podio, come avete visto la Turismo, ragazzi. Se volete vincere vi lascio come tutte le settimane in descrizione qua sotto, ragazzi, il glitch della ruota. Dopodiché passiamo a LS Autoraduno, ragazzi. Quindi, regà, come vicolo del podio di LS abbiamo la Turismo Classic invece della Turismo R, che sta al casino. Per vincerla, come ogni volta, dobbiamo arrivare tra i primi 3, ragazzi, tra i primi 5 nelle gare per 4 giorni. Quindi abbiamo questi veicoli qua di prova, ragazzi, che sono visti e rivisti e ci hanno rimesso la Turismo Classic come veicolo di AO. Quindi a questo punto, ragazzi, possiamo passare alle attività con gli RP doppi, ragazzi. In modalità competizione avremo Sumo Remix, ragazzi, e visto che Sumo Remix è con gli RP doppi, in settimana farò un elenco attività con gli iscritti dove possiamo divertirci tutti quanti. Poi abbiamo nelle versus le top fan, ragazzi, con gli RP doppi. Dopodiché abbiamo anche nelle missioni, ragazzi, tutti i contatti, quelli con Simeon. A questo punto possiamo passare, ragazzi, ai veicoli in sconto. Oggi leggendari ha dato di matto, c'è veramente tanta robina in sconto. Come potete vedere, abbiamo la Nagasaki scontata, ragazzi, abbiamo la Enus scontata, abbiamo la Grotti Stinger che è scontata, dopodiché abbiamo la Grotti Classic sempre scontata, la Benefactor Stinger GT scontata, ragazzi. Poi nel scendere abbiamo un'altra Benefactor, la Schlangen, tutte scontate. Poi abbiamo la Grotti Furia che sta anche a LS, che è scontata, ragazzi. La Magica Krieger scontatissima. Poi abbiamo la Proto scontata, che sta ovviamente a LS Autoraduno, ragazzi. Dopodiché per leggendari direi basta. Quindi passiamo in una sessione pubblica, ragazzi, approfittatene se volete comprare i depositi perché sono veramente scontatissimi. Abbiamo sia i veicoli d'esportazione, ragazzi, che i veicoli speciali, tutti quanti scontati. Dopodiché, ragazzi, come ultima cosa, come sempre, passiamo alle gare a tempo. Quella normale si trova in questa posizione, ragazzi. Invece quella dell'RC Bandito si trova in quest'altra posizione. E per ultima, solo per Next Gen, ragazzi, solo per la nuova versione esclusiva Next Gen, abbiamo la gara di AO, questa posizione giù al porto. Concludo che il CEO ha le vendite con gli RP 1.5 per... Io spero che il mio video vi piaccia, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix e sbada bam, raga. Al nuovo video.